inaugurato il 61esimo Salone Nautico di Genova, si è subito entrati nel vivo con il primo convegno dedicato al Made in Italy, che ha anche fissato il tema conduttore della giornata. La nautica italiana è uscita indenne dalla crisi globale provocata dalla pandemia e occupa oggi una posizione leader europea nel settore, così come è aumentata l'esportazione italiana. L'occupazione sia nel settore delle costruzioni nautiche che in tutto l'indotto è aumentata e vi sono previsioni eccezionali per la chiusura dei bilanci 2021. Ne ha parlato prima ai microfoni di ADN Cronos il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, che ha ribadito il concetto poi sia nella cerimonia inaugurale che nella presentazione di Nautica in Cifre, l'annuario statistico pubblicato dall'Ufficio Studi di Confindustria Nautica con la collaborazione della Fondazione Edison. La ripartenza è una bellissima ripartenza. Noi oggi annunceremo dei numeri che per le previsioni dell'anno 2021 e che sono molto positive. Pensiamo di chiudere con un più 23,8. Quindi raggiungeremo il fatturato massimo del 2008. Già nel 2020 abbiamo registrato, per quanto riguarda gli addetti, un più 2,4, raggiungendo i 24.000 e nel totale della filiera i 180.000. Questo è il salone della ripartenza. Sono sicuro che a fine 2021 questo numero possa anche aumentare, arrivando a toccare un fatturato della produzione di oltre 6 miliardi, che era il fatturato del 2008. Ma mentre io sto parlando, le ruspe del Comune e le ruspe della società CTS stanno lavorando, perché nel 2023 li vorremmo far rimanere a bocca aperta. Il ministro Giovannini, utilizzando una metafora nautica per rintuzzare ironicamente anche qualche polemica, ha confermato l'ottimismo per il futuro che ha pervaso tutta la prima giornata del Salone. Noi credo dobbiamo augurare questo al nostro paese, buon vento all'Italia, ma sappiamo anche, è un'altra frase molto nota, che non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E per molto tempo questo paese non ha dato un chiaro segnale di dove voler approdare alla fine di un percorso. Credo che la capacità del paese intero, perché penso ad esempio ai contributi della Confindustria, ma di tanti altri soggetti, al disegno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, testimonino il fatto che finalmente questo paese ha un'idea di dove vuole essere tra 5 anni. Il 42esimo rapporto Nautica in Cifre prevede dunque una crescita del settore superiore al 23,8% e vi è ottimismo per il futuro, perché il fatturato della nautica italiana dovrebbe superare i 6 miliardi a fine 2021. Attenzione particolare è stata dedicata dal ministro Giovannini alla informatizzazione e sveltimento burocratico, tema trattato poi nel convegno Nautica da Diporto, la nuova bandiera italiana. La nuova patente nautica e l'informatizzazione potranno infatti attrarre immatricolazioni anche da altri paesi europei, con vantaggi per il nostro erario. Il presidente della regione Giovanni Toti ha voluto ricordare poi come fino a poche settimane fa il padiglione blu Jean Nouvelle ospitasse il più importante hub vaccinale ligure. Oggi siamo proprio in questo posto, in questo tempo, in un incrocio tra il passato, il presente e il futuro, e l'abbiamo già visto tutto. Chi è di Genova sa che proprio in questo luogo fino a pochissimi giorni fa non c'erano gommoni, barche, operatori della nautica, ma c'erano dei medici che facevano la più grande campagna di vaccinazione di tutti i tempi in questa regione. E se siamo qua oggi lo dobbiamo anche a loro, che hanno lavorato giorno e notte in questi stessi padiglioni, e lo dobbiamo anche a tutti noi che ci siamo andati.
La giornata era iniziata sotto la pioggia con allerta meteo gialla, ma si è conclusa con un tramonto rosso in sintonia con il grande ottimismo espresso da tutte le componenti del settore nautico.